Signor Presidente della Repubblica, autorità civili, militari e religiose e gentili ospiti, a 2 anni di distanza dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi siamo ancora qui, ancora in agosto, per assistere questa volta tutti insieme all'inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio. Permettetemi di dire che non siamo qui semplicemente per tagliare un nastro e forse non è neppure facile abbandonarsi a intenti celebrativi. Come è stato ricordato, è ancora troppo acuto, tangibile, il dolore della tragedia che si è consumata in questo luogo. Il nostro commosso pensiero è rivolto quindi alle 43 vittime, ai loro familiari, che con coraggio, con tenacia, e sono ormai 2 anni, continuano a mantenere vivo e fecondo anche il ricordo dei loro cari nella memoria collettiva della nostra comunità nazionale. Questo è un ponte che ci restituisce, almeno per come lo vedo io, insieme un'immagine di forza e anche di leggerezza. 18 piloni ben radicati nel suolo, 43 lampioni, uno per ogni vittima del crollo, che si elevano sino a dominare il mare. 43 steli altissimi che si accenderanno ogni notte per non dimenticare chi ha ingiustamente perso la vita mentre correva per andare al lavoro o anche in vacanza. Questo è il ponte frutto della forza del lavoro, dell'energia creativa del genio italico. L'architetto Rezzo Piano ce l'ha ricordato: dalla sua idea progettuale alla realizzazione è passato poco più di un anno e oltre 1.000 persone, circa 1.200 persone, lavoratrici e lavoratori, hanno lavorato indefessamente per realizzare quest'opera mirabile. Il merito quindi va a una squadra, la squadra italiana, che ha lavorato con competenza, tenacia, fiducia, mossa dalla necessità di reagire alla tragedia e di ricostruire un'opera che potesse assumere anche il valore di un riscatto. Il ponte che oggi inauguriamo è figlio di questa forza d'animo, della volontà di ricomporre ciò che è stato spezzato, ma anche delle competenze e dei talenti. Genova deve ripartire e lo fa da qui. È anche il frutto di una virtuosa collaborazione, questo ponte, tra politica, amministrazione, impresa, lavoro. Lo Stato infatti ci insegna con questa realizzazione che riesce a mostrare il suo volto migliore quando i suoi diversi livelli di governo, le sue articolazioni istituzionali, le risorse, le energie agiscono tutte in sinergia con spirito collaborativo nel perseguire l'interesse comune. Per questo ringrazio in particolare il sindaco Marco Bucci, sindaco ma anche commissario straordinario per la ricostruzione, il presidente della regione Giovanni Toti, anche commissario straordinario per l'emergenza. Ringrazio, non dobbiamo dimenticare, anche il già ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, l'attuale ministra delle infrastrutture Paola De Micheli. Ringrazio tutte le ditte, tutti gli operai che hanno lavorato a questo ponte. Ci sono anche alcune eccellenze, sono state richiamate tutte dal sindaco Marco Bucci. Ricordo in particolare Fincantieri, Salini in pregiro, adesso We Build, ma tutte le maestranze, tutti gli operai che con competenza, con passione e con rispetto anche delle regole, perché nel frattempo è intervenuta una pandemia, sono riusciti quindi a creare un modello operativo molto efficace. Non esiste qualcosa che possa estinguere il dolore della perdita di una vita, tanto più quando la causa di questa perdita è l'incuria, la cattiva gestione di un bene che, essendo anche pubblico, dovrebbe essere custodito, gestito con particolare cura, con particolare attenzione. E anche muovendo da questa consapevolezza, che come sapete il Governo ha ritenuto doveroso promuovere e condurre il complesso procedimento di contestazione degli adempimenti che hanno causato il crollo del ponte.
E proprio di recente questo procedimento si è concluso. Si è concluso con l'accordo di ridefinire i termini della Convenzione, di riportare in equilibrio giuridico ed economico l'originario rapporto concessorio, con la possibilità quindi di garantire in modo più efficace gli investimenti in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria e garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Stiamo anche lavorando, come sapete, per ridefinire la governance e il controllo della società concessoria. Il nostro obiettivo fondamentale è stato sempre e sarà quello di tutelare l'interesse pubblico, che non è stato, lo dobbiamo riconoscere, adeguatamente garantito dalla struttura regolativa della precedente concessione. Purtroppo Genova e l'Italia hanno dovuto affrontare, stanno ancora affrontando un'altra durissima prova, la pandemia da Covid-19, con tutte le ripercussioni economiche e sociali che conosciamo. Per far fronte a questa crisi che ha investito il nostro Paese, non abbiamo esitato a porre in essere misure economiche di sostegno a beneficio dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie per contrastare la recessione economica. La portata della crisi in atto è una portata europea, una portata globale, ma proprio l'Europa, per la prima volta nella sua storia, ha offerto la possibilità di uno strumento di indebitamento comune associato a un piano di rilancio, in grado di finanziare investimenti nelle priorità del futuro, come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale. Lavoreremo senza sosta di qui a ottobre per definire questo ambizioso programma di riforme e di investimenti. Oggi Genova riparte, forte della sua fiera operosità, così come ha fatto in tanti momenti della sua gloriosa storia, confidando soprattutto nella forza del lavoro. Genova è la dimostrazione che il nostro Paese, al contrario di tanti stereotipi, sa rialzarsi, sa affrontare e superare le difficoltà, sa tornare a correre. Concludo soffermandomi nuovamente sulla straordinarietà di quest'opera che oggi siamo qui a inaugurare, così densa di significati, così foriera di tanti buoni auspici. Nel 1945 Piero Calamandrei fondò una rivista a cui diede un titolo molto significativo, evocativo, Il Ponte. L'intento di questo grande giurista, grande protagonista dell'opera di ricostruzione morale, materiale del nostro Paese, dopo il Secondo Conflitto Mondiale, era da offrire un contributo culturale, un impulso progettuale per gettare un ponte tra un passato di distruzione e un futuro di rinascita, che si ergesse sulle macerie della guerra. E nel numero inaugurale della rivista scrive Piero Calamandrei: «Il nostro programma è già tutto nel titolo, nell'emblema della copertina. Un ponte crollato. E tra i due tronconi delle pile rimaste in piedi, una trave lanciata attraverso per permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare». Ecco, l'uomo che torna ad attraversare il ponte, l'immagine della vita che riprende il suo corso, per ritornare alle parole di Calamandrei e della ritrovata unità morale dopo un periodo di profonda crisi. Quindi anche il ponte, questo ponte, Genova-San Giorgio, ha questa funzione, di creare questa nuova unità dopo la profonda frattura determinata dal tragico crollo del 14 agosto 2018, di generare nuova fiducia per riavvicinare, e lo spero fortemente, i cittadini di Genova, della Liguria e dell'Italia intera alle istituzioni e allo Stato. Grazie.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Padre buono, siamo davanti a te per chiedere la tua benedizione su questa nuova opera, che nasce dall'impegno e dalla collaborazione, dall'armonia di competenze e di responsabilità, dalla dedizione e dalla perizia di chi, a tutti i livelli, ha lavorato perché si giungesse a questo giorno. Ti chiediamo, Signore, di benedire questo ponte, che permetterà maggiore velocità e facilità nelle comunicazioni e negli scambi umani e commerciali, di cui la nostra terra ha tanto bisogno. Ti chiediamo che sia un segno di comunione e di fraternità, un invito al superamento delle opposizioni e delle incomprensioni, un monito che ci impone di custodire con umiltà la memoria di quanto accaduto. Padre ricco di misericordia, ti chiediamo di confortare con il tuo spirito chi in questo luogo ha perduto familiari e amici, chi ha dovuto lasciare la propria casa, chi ha subito danni al proprio lavoro. Aiutaci a non dimenticare il dolore e la sofferenza. Aiutaci ad allargare sempre gli orizzonti del nostro cuore e della nostra generosità. Padre di ogni uomo, difensore dei deboli e dei poveri, benedici questo ponte e chi lo percorrerà. Benedici i sogni di bontà di chi farà qui la propria strada attraversando la nostra città. Benedici noi, tuoi figli, che confidiamo in te, nella tua protezione e in quella di Maria, Regina della Guardia, che dall'alto del suo monte veglia su questa valle. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Bravo. Eccoli, guarda che mi ha rilasciato. La scia.
Sì, sì. Detto questo, poi, a venire a piedi, ci vogliono. Basta tenere.